New York, per favore, sì. New York. Sì, si meritano loro questi, sì. Allora, a tutti, salve a tutti. So first question about the excerpt 9 la prima domanda what is this hatred to riguardo il testo numero 9 del Rabash. Cosa vuol dire questo odio di esistenza, della sua essenza, che il Rabash parla? Insomma, che io sento che il Boré, che non una tragedia lui ovviamente, mi obbliga a me di godere una forma animalesca. Lui mi mantiene, mi obbliga che io devo godere, mi violenta. Questa è la volontà di ricevere, lui mi porta un piacere che non sono in grado di oppormi, di lavorare contro questo piacere. Sì. Allora io inizio a odiare questo desiderio di ricevere mio. Come Barcelona descrive che l'angelo della morte arriva alla persona con la spada che la punta della questa spada del veleno. Per l'uomo non può senza questo, soltanto per lui la volontà di ricevere per questo veleno è la forza del vitale. Allora apre la bocca, riceve questa goccia di veleno, di questo gusto della vita e muore. Per questo come noi dobbiamo fare e arrivare al odiare la natura di questa ricezione automatica che la luce ci violenta. Questo è il nostro faraone, non è nessun altro. Ha scoperto che io godo continuamente, ricevo continuamente, io sono dipendente di questo e proprio mi trovo proprio legato della mia natura, della volontà di ricevere, proprio incatenato, è un problema. Di un lato è sempre stata come la consapevolezza del male, del male, della pallina sinistra fino alla fine della correzione si scoprirà così, quanto io veramente sono più straccio ogni volta di più e dall'altra parte io con questo odio questo straccio potrò pretendere dal Boré che mi dia una forza, delle forze per correggere, affrontare questa volontà di ricevere, già ricevere la forza della restrizione dello schermo. Però riconosce che io non sono in grado da me stesso di liberarmi, è un grado molto alto, e l'odio verso il fatto che io godo e non ho altre scelte di godere, che è un grado ancora più elevato. Ala, New York.